Salve creativi, se avete cliccato su questo video vuol dire che siete interessati a quello che andremo a vedere tra poco. Ma prima di andare avanti vi chiedo di lasciare un like qua sotto il video e di iscrivervi al canale se siete interessati ad altri video di questo tipo. Ma adesso andiamo a unboxare la cosa di oggi. Dopo essere tornati da un Lucca molto bagnato, molto piovoso, abbiamo accaparrato qualcosa di molto interessante nella stand dell'Area Games, ovvero Cthulhu Death May Die, un gioco che è uscito in Kickstarter che non è ancora arrivato a quelli che hanno fatto il Kickstarter perché il mio amico con cui giochiamo non gli è ancora arrivato, lui ha fatto quello completo, ma è uscito in anteprima in italiano. A Lucca è stato comprato e adesso insieme lo apriamo. Sto fremendo perché ce l'ho da Lucca, ancora non l'ho aperto. Volevo aprirlo qui in un video. Quindi, Bandai Chan, ci strappiamo sta cazzo di plastica, non gliela faccio più e vediamo il contenuto. Strappiamo, strappiamo. Allora, per chi è fan di Lovecraft, ovviamente non sto a fare tutto il racconto. Per chi non è fan di Lovecraft, non so perché avete aperto il video. Questo gioco è ispirato a tantissimi racconti e avventure. Ho scoperto che se faccio così, muovo il tavolo, oscilla la telecamera, quindi cercherò di stare più fermo possibile. È ispirato a un sacco di racconti di Lovecraft. Vi faccio vedere velocemente il dietro. Quello che c'è dentro la confezione. Me lo sono spoilerato andandomi un po' a vedere mentre lo mostravano nell'Area Games che cosa c'era e devo dire che ragazzi non ho voluto provarlo perché se no per me è tipo uno spoiler, però questo gioco è tanta tanta roba. Ovviamente 1-5 giocatori, 14 più di età, durata della partita 90-120 minuti della Asmodee insieme a Guillotine e Lacmon, marchio di garanzia per le miniature. Ma andiamo quindi ad aprire questa scatola. Non so se avete notato il tocco di classe, ma non so se si vedeva perché c'è il faretto riflesso. Gli occhi della scatola sono sovraimpressi in modo che se voi lo muovete luccicano. Apriamo con molta delicatezza perché voglio che questa scatola mi duri il più possibile. Già ci sono tutti i disegni intorno. C'è questo mega foglio qua sul davanti che suppongo sia, infatti, questo è parte del gioco. Abbiamo questo mega foglione. Mi sembra di aver visto che mi sono spoilerato un po' le regole. L'unica cosa che mi sono voluto spoilerare. Qua è dove il grande antico camminerà. Se si muoverà avanti nei turni, arriverà nella zona rossa, spawnerà proprio nel gioco, diventerà mortale. Perché in questo gioco, infatti, dobbiamo cercare di uccidere il grande antico. Quindi quello di turno ci sarà Cthulhu, ci saranno Ashtur, mi sembra, altri tipi di grandi antichi che si possono trovare. Qua abbiamo e queste dovrebbero essere le schede personaggio, che sono, posso dire, parecchi. Ecco, possiamo vedere qua, questi saranno gli HP e quello dove si muore. Questa è la follia. Man mano che si raggiungeranno gli step di follia, si attiveranno queste varie abilità del personaggio, che è qualcosa di fighissimo. Qua è un riassuntino sulle abilità e le azioni che si possono fare durante la partita. E questi dovrebbero essere i segnalini di tensione, ovvero noi consumiamo della tensione per poter ritirare un dado, che magari ci ha fatto schifo quel tipo di tiro. Consumiamo tensione e facciamo il dado. Apriamo anche queste perché almeno vediamo come sono i personaggi. Un coltello, sono pieno di coltelli quando serve. Dovrei avere sempre con me il me che fa le escursioni survival. Quello c'ha sempre i coltelli, però adesso sta su un altro canale. Allora abbiamo Adam, che questo mi sa prima spara e non fare domande, è uno sicuro che vada fucilate. Potente. Abbiamo Rasputin, impossibile da uccidere, quindi bello cazzuto. Elizabeth, oh, questa qua è tipo la zingara, quelle lì che fanno le magie così. Poi abbiamo Hamed, che è questo. Poi abbiamo Borden, che è una ragazzina con un'accetta. Poi abbiamo Ian, che è uno senza un braccio. Abbiamo la bambina con la mano che lancia le fiamme. Questa sicuramente. C'è una risata anche malefica. Non so se si vede.
questa sicuro la prende Umbridge al 100%. Abbiamo Morgan, un Indiana Jones di colore, e io prenderò questo fisso perché ragazzi è troppo figo. Ma guarda che figo, questo qua è il mio personaggio, basta, ho deciso. Poi abbiamo Sorella Beth, che è una suora con un pugnale e un fucile a carne mozze nell'altra mano, proprio nel nome di Gesù andiamo a sparare ai mostri. Quindi questi sono i personaggi, li andiamo a posare qua. Abbiamo il regolamento molto ben dettagliato. Gli ho dato un'occhiata appunto a Lucca, non sono troppe pagine. E spiega veramente in pochi passaggi perché il gioco è intrigantissimo ma molto semplice da capire. In realtà il gioco ha una difficoltà estrema. Allora, qui abbiamo le plance di gioco, quindi queste sono le varie aree che andiamo a montare, i segnalini incendio, i portali dove spawnano i mostri e via dicendo. Qua le varie, guarda che grande questo. E qua le varie aree, queste non lo sto a aprire perché tanto sarebbero da scollare tutti. Raga. Allora, c'è da dire una cosa, se siete come me fissati sulla precisione, allora fidatevi che quello che vi faccio vedere adesso vi dà godimento. Guardate quanto sono incasellate bene le cose in questa scatola. Ecco. Abbiamo le due scatole grande antico da sconfiggere, due mostri base, questo dovrebbe essere il Cretoniano e questo lo Shoggoth. E guardate tutti i capitoletti, questi sono capitoletti da sfilare, andiamo a sfilare tra poco. Qua abbiamo i personaggi, qua abbiamo le carte, ah sì, madò, queste sono le carte della pazzia, ok, e andiamo a sfilare le cose. Allora, partiamo dalla scatola Ashtur. Ok, quindi ogni grande antico ha la sua scatola, perché noi possiamo comporre così il gioco: scegliere il capitolo, l'episodio, la stagione e in combo con uno dei grandi antichi. Quindi potremo fare Alchimia Blasfema stagione 1 con grande antico Ashtur, poi Tomi della Follia con in combo Cthulhu. Quindi, dentro Ashtur cosa troviamo? Troviamo le carte dei discepoli di Ashtur, le carte sue dello stadio, perché per sconfiggerlo dovremmo superare tutti gli stadi, vedete, stadio 1, tutti gli stadi del grande antico. Abbiamo questi segnalini suoi personalizzati e Madonna, che bello! Discepoli di Ashtur e Ashtur, vediamo, facciamo vedere bene alla luce. Guardate il dettaglio. Poi abbiamo scatola di Cthulhu. Mamma mia, sto a freme perché io l'ho visto colorato. Questo è bellissimo. Soliti segnalini di Cthulhu. Le carte stadio sue. Le carte che mito che vanno in combo con quelle della cosa. E progenie stellare Cthulhu. No, ragazzi, tiriamolo fuori. Qua c'è un po' di sbavatura, però comunque che dettagli, incredibili. No, e lui invece è tanta roba, cioè, guardate, cioè, è gigantesco comunque. Mamma mia, tutte le viscicole, questo pure da colorare, comunque è tantissima roba. Seconda cosa, possiamo vedere che ci sono questi, tutti questi qua, stagione 1, cioè stagione 1, episodio 2, stagione 3, Madonna le immagini già vedete, stagione 4, Ido d'Arcani, La Marea Maledetta, stagione 5, e qua sicuramente, qua sta Ismoth, sicuro, L'Ora Innominabile, episodio 6, cioè l'ultima. Dentro però questi singoli scatoletti, senza che lo apro, mi sa scritto qua dietro. Infatti, troviamo le carte scoperta, la carta della storia che andrà piazzata sulla plancia che vi ho fatto vedere come prima cosa, le carte dei mostri per questo capitolo e le carte mito che vanno mischiate a quelle del grande antico. Senza che lo apro perché.
Non voglio che si rovina, capito? Poi abbiamo le carte della follia, tipo questa qua. Codipendenza, patologia. Se il tuo codipendente è vivo ma non si trova nella tua casella, subisci due tensioni. Ecco, fighissimo anche sta cosa. Abbiamo questi altri due mostri grandi, vi ho detto lo sciocco del coso e questo mega coso in cui abbiamo... Ah, ci sono... Apriamo qua. Abbiamo gli eroi, i dadi e i cosi colorati per poter metterci appunto distinguere gli eroi. Nella parte sotto abbiamo, questi dovrebbero essere gli orridi persecutori, questi non lo so, ma sono orribili. Abbiamo dentro questa bustina i tentacoli che andranno a segnare appunto le abilità del nostro personaggio, perché come vi ho detto, più sale la follia di questi personaggi, più diventano potenti, e la cosa è troppo bella perché è quasi come stare dentro la mia testa. E poi abbiamo una sfilza infinita di cultisti, quegli schifosi mezzi uomini pesce e dei ghoul. Il tutto molto bello e incasellato. Ah, qua dice come rimettere appunto le cose, noi lo lasciamo qua. Comunque potete vedere che anche i personaggi hanno un dettaglio bellissimo. Questo è il mio dito, guardate quanto sono piccoli. E sono spettacolari anche questi. Li coloreremo molto presto. Comunque è veramente tantissima roba questo gioco. Domani sera già lo proverò e quindi finalmente saprò se ne vale la pena. Ma che domande, ne vale la pena per forza. Quindi ragazzi, questo era il video di oggi, questo unboxing particolare che volevo fare da veramente troppo tempo. Speravo infatti che il gioco Kickstarter arrivasse prima per aprirlo qui con voi. Non è stato così. E quindi ho aspettato Luca, poi quando ho visto che era in anteprima, boom, primo giorno mi sono fiondato, l'ho preso. Il prezzo è altino come gioco, costa 99 euro, 100, 100. Però voi considerate una cosa, ogni volta che un gioco ha una scatola così grande ed è pieno di miniature, il prezzo è 100 e il divertimento è sicuramente assicurato. Io preferisco mille volte magari spendere 100 euro per un gioco del genere, magari ci gioco 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, magari una volta a settimana. Uno ci si vede con gli amici, 100 euro ben spesi e ci gioca, si diverte comunque, cioè alla fine il costo, se pensate a tutte le volte che ci giocate, non è poi così alto. Soprattutto se vi piace anche dipingere, perché dipingere miniature di questo tipo è difficile. Cioè, a meno che non andare sulla GV, e vabbè, quelle fanno solo miniature. Questi devono anche intrattenerti a livello di gioco proprio. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo video che probabilmente non sarà più di giochi da tavolo perché vi ho fatto una carrellata di tutto quello che volevo prendermi e unboxare in questo periodo. Tornerò alla stampa 3D che ho già iniziato a montare dei video, ma sono veramente tanti. Poi c'è stato Luca di mezzo, ho dovuto... Per chi mi segue anche sulla pagina Facebook che lascio qua sotto, che ha visto ho dovuto craftare un sacco di roba, un sacco di Keyblade. Ho fatto così tanto Keyblade che mi sembrava di essere entrato dentro Kingdom Hearts. E quindi io vi saluto qui e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Tanta roba.